Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News. Questa è l'edizione Milano. Vediamo subito i fatti di questa giornata. Maxi blitz della Guardia di Finanza contro il traffico internazionale di droga tra Italia e Spagna. Sono 42 le persone arrestate, sequestrate anche 6 tonnellate di droga. A 2 giorni di distanza dalla morte del giovanissimo Luca Marengoni, sulla pista ciclabile di Viale Monza a Milano si è tenuto un grande flash mob per avere maggiore sicurezza. Stop ai jet privati, con questo motto che un gruppo di scienziati e attivisti hanno bloccato l'aeroporto privato di Milano Linate, una protesta che ha interessato 11 paesi. In regione si torna a parlare dei numerosi disservizi che ogni giorno i pendolari devono affrontare, ma la giunta regionale evita il confronto, l'attacco del Movimento 5 Stelle. Famiglie sgomberate da Via Bolla ricollocate nell'Interland, tra i comuni scelti anche Cesano Boscone, ma la notizia dell'amministrazione è arrivata dai residenti del quartiere Tessera. In apertura, come avete sentito, la cronaca, una nuova maxi operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Milano contro il traffico internazionale di droga, ha toccato diversi paesi, in particolare le relazioni tra Italia e Spagna, 42 persone finite in manette, sequestrate anche 6 tonnellate di droga. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della DDA milanese a carico di 42 persone, italiani, spagnoli e albanesi, tra cui uno con precedenti per associazione mafiosa. L'accusa: traffico internazionale di droga. Sarebbero state movimentate dalla Spagna verso la Lombardia oltre 6 tonnellate di marijuana e hashish tra il 2019 e il 2021, sequestrata quasi mezza tonnellata di droga, oltre a 1000 ricariche per sigarette elettroniche a base di cannabinoidi. Per comunicare ai trafficanti usavano anche un sofisticato sistema di cellulari criptati. Nell'inchiesta dei PM Rosario Ferracane e Sara Ombra, con ordinanza del GIP Massimo Baraldo, per 6 persone destinatarie della misura è in corso di esecuzione uno specifico mandato di arresto europeo in Spagna e Olanda, con il supporto di Eurojust e Europol. Le indagini della Guardia di Finanza, con l'ausilio tecnico del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, hanno ricostruito l'operatività di 2 distinte associazioni criminali transnazionali in grado di movimentare oltre 6 tonnellate di droga. Accertato nelle indagini l'utilizzo di vaste capillari e articolate reti logistiche di approvvigionamento, trasporto, stoccaggio e distribuzione della droga, realizzate attraverso la costituzione di plurime società di comodo e il ricorso a numerose spedizioni di copertura. Poi l'uso di apparati smartphone dotati di sofisticate applicazioni per la trasmissione criptata delle comunicazioni e il ricorso a un sistema di trasferimento dei proventi del traffico di droga estraneo ai tradizionali circuiti finanziari, basato su meccanismi di compensazione informale delle partite di denaro, i cosiddetti hawala. Perquisizioni in tutta Italia e con riferimento a Milano sono impiegate unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza e del Corpo della Polizia Locale di Milano. Un grande flash mob si è tenuto oggi a Milano sulla pista ciclabile di Viale Monza. La richiesta è avere maggiore sicurezza sulle strade. Soltanto 2 giorni fa il drammatico incidente che ha causato la morte del giovanissimo Luca Marengoni. Vediamo le immagini. A 2 giorni dalla morte di Luca Marengoni, investito da un tram a 14 anni mentre stava andando a scuola in bicicletta, a Milano, sulla pista ciclabile di Viale Monza, un grande flash mob ha voluto riportare l'attenzione sulla questione della sicurezza per chi usa la bicicletta in città. Una ciclabile umana, formata da uomini, donne, bambini e bici, si è così riversata per circa 1 chilometro tra Viale Monza e Piazzale Loreto per chiedere al comune di proteggere dalle auto chi ogni giorno pedala per le piste ciclabili di Milano. L'Italia, Milano, è un paese fortemente motorizzato. L'amministrazione spende molti soldi pubblici per la realizzazione di ciclabili, ad esempio, che purtroppo hanno un potenziale molto basso perché le persone non sanno stare dove il codice della strada
assegna loro la possibilità di muoversi. La ciclabile di Viale Monza, così come le altre piste realizzate nel 2020 senza cordolo di protezione, sono usatissime non solo dalle biciclette, ma anche dalle automobili che ci parcheggiano sopra e dagli scooter che le usano per superare nel traffico. Stiamo chiedendo due cose al Comune. La prima è di far rispettare chi pedala su questa corsia ciclabile. È usatissima dalle bici, purtroppo è usatissima anche dalle auto che ci parcheggiano abusivamente sopra, facendoci rischiare la vita dovendo fare una deviazione in strada. Chiediamo di smettere di tollerare la sosta abusiva con messaggi culturali e anche con le multe. La seconda cosa che chiediamo è uno sguardo sull'intera città. Le auto in città devono essere di meno, andare più piano. Bologna, Parma, Parigi, Barcellona, Madrid e Bruxelles hanno messo il limite di 30 all'ora per dare più sicurezza e spazio alle persone. Pensiamo che sia l'ora di farlo anche a Milano. Non vogliamo aspettare il prossimo incidente, avevano scritto sulla locandina dell'invito gli organizzatori una settimana fa, prima della morte del giovane Luca avvenuta martedì 8 novembre, e invece l'incidente mortale c'è stato e ora più che mai c'è bisogno di un cambiamento. Al di là di fare il minuto di silenzio per Luca, al di là di fare il lutto cittadino, che sono due cose sacrosante, sarebbe bello, utopico, chiaramente una provocazione, fare una giornata in cui a Milano non si posteggi in doppia fila, sarebbe bellissimo. Posteggio in doppia fila è un'operazione, un'abitudine che costringe i ciclisti a fare delle manovre che li costringono a essere in pericolo. Grazie al progetto Proteggimi, realizzato da diversi gruppi di attivisti per l'ambiente, genitori, giovani, bambini, lavoratori e studenti sono così scesi insieme per strada per chiedere una città con meno auto, più sicura e meno inquinata. Normalmente in questa strada ci sono le automobili parcheggiate sulla ciclabile, le moto che transitano sulla ciclabile, e per noi che andiamo in bicicletta è veramente difficile, quindi stiamo cercando di far capire quanto sarebbe più semplice se fossero rispettate le regole, se magari ci fosse anche qualche controllo in più. È urgentissimo, non si può più aspettare, basta, si muore di inquinamento, si muore di bicicletta. E non è accettabile in una città come Milano, non è accettabile da nessuna parte. Oggi lei è venuto qua con i suoi figli? Sì, che sto portando a scuola. Quanto è importante poter usare la bicicletta in sicurezza? È fondamentale per l'incolumità dei bambini, per la salute dei bambini, che già respirano un'aria irrespirabile, invivibile. Almeno il traffico deve essere consentito in maniera facile e sicura. E a proposito di temi e di polemiche ricollegati alla viabilità, i sindaci del centrodestra nella zona sud Milano chiedono lo stop alle prescrizioni e divieti imposti da Area B. I sindaci di Forza Italia e del centrodestra dei comuni dell'area metropolitana di Milano scendono in campo contro l'area B entrata in vigore dal 1 ottobre e ne chiedono la sospensione per un anno. L'istituzione di area B, secondo Graziano Musella, segretario provinciale di Forza Italia e presidente del Consiglio Comunale di Assago, è assolutamente intollerabile in quanto mette in difficoltà molti cittadini milanesi, ma anche e soprattutto lavoratori e rappresentanti delle aziende dei comuni dell'area metropolitana, i quali entrano ed escono da Milano per motivi lavorativi. Noi di Forza Italia, a gran voce, continua Musella, chiediamo la sospensione per un anno dell'area B e chiediamo di confrontarci con il sindaco di Milano per ratificare insieme un percorso che soddisfi tutti, nessuno escluso. Un anno, secondo Musella, è necessario in quanto permetterà di potenziare i mezzi di trasporto pubblico all'interno dell'area metropolitana, utilizzando anche i fondi del PNRR. Beppe Sala ha il dovere di riunire i 130 sindaci per ragionare in modo serio e democratico sui provvedimenti da adottare per risolvere le problematiche dell'area B, che investono non solo Milano ma tutti i comuni della provincia, ha detto Musella. I sindaci di Forza Italia dell'area metropolitana hanno aderito alla mozione promossa sia dai consiglieri di Forza Italia sia da quelli di Fratelli d'Italia, con cui si chiede di sospendere il provvedimento per un anno per consentire ai cittadini e alle imprese di adeguarsi, ossia di avere il tempo necessario per sostituire la propria auto senza essere vessati in termini economici. Ho definito questo provvedimento classista e antidemocratico, ha detto Musella, in quanto non tiene conto dei cittadini più poveri in questo periodo di assoluta precarietà e instabilità economica.
Torniamo a Milano, proteste per le piste ciclabili, proteste anche di attivisti e scienziati allo scalo privato dell'aeroporto di Linate, stop ai jet privati, con questo uno degli slogan urlati durante il presidio. Vediamo le immagini. Stop jet privati! Stop jet privati! Stop jet privati! Stop ai jet privati è con questo motto che 15 cittadini tra scienziati, accademici, studenti di scienze e sostenitori hanno bloccato intorno alle 13 della giornata di giovedì 10 novembre l'aeroporto privato di Milano Linate Prime, una protesta organizzata da Science Rebellion e da Extinction Rebellion con il supporto di Ultima Generazione, che si inquadra in una campagna internazionale che ha interessato altri 11 paesi tra cui Germania, Spagna, Svezia e Regno Unito, e dove si sono svolte azioni di blocco di aeroporti privati o di protesta contro il settore dell'aviazione privata. What do we want? What do we want it? No! Gli attivisti hanno impedito il transito di veicoli in entrata ed uscita dall'aeroporto, incatenandosi l'uno all'altro all'ingresso e introducendosi all'interno del terminal, hanno anche azionato l'allarme antincendio. Alcuni di loro hanno affisso dei poster che sottolineavano le enormi disuguaglianze nelle emissioni di gas ad effetto serra tra le elite economiche e le altre fasce della popolazione. Intorno alle 14 l'intervento della Polizia di Stato, che ha tagliato le catene e portato 11 persone in questura. This is the most dangerous times in human history. These are not my words. These are the words of Noam Chomsky. I manifestanti hanno denunciato così il ruolo preponderante dell'1% della popolazione mondiale, tra cui si concentrano le persone più ricche del mondo, responsabile, secondo gli attivisti, del surriscaldamento globale e degli sconvolgimenti climatici in corso a causa delle emissioni di gas ad effetto serra. In particolare, gli attivisti hanno chiesto l'immediato bando di tutti i jet privati e l'introduzione di una tassa progressiva sui viaggiatori d'aereo frequenti, richiedendo inoltre l'istituzione di un sistema di tassazione globale che gravi sulle elite economiche per finanziare la transizione ecologica dei paesi più colpiti dall'emergenza climatica. Ancora minacce di morte nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre da parte dei Novax. Sono rimasta a lungo in silenzio, questa volta farò causa alle sue parole. La vita mi ha insegnato a essere libera e senza paure, nonostante io sia la più vecchia d'Europa, obbligata alla scorta per tutti gli insulti e gli improperi e le minacce di morte che mi vengono fatte, anche perché sono vaccinata e non sono una Novax. Non più tardi di ieri mi è arrivata una maledizione così forte firmata, per cui una volta tanto farò causa a questa persona. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre al Forum Nazionale delle Donne Ebree d'Italia a Milano. Per tanto tempo sono stata in silenzio su queste persone che mi insultano, ma adesso lo denuncio. Poi è anche cattivo augurarmi la morte a 92 anni. Pochi giorni fa la senatrice aveva espresso il suo punto di vista sui vaccini. Io sono stata una delle prime che si è vaccinata e sono stata molto convinta di averlo fatto. Ho fatto già il quarto vaccino e mi preparo a fare il quinto. Sui Novax io sarei stata molto più severa, avrei continuato ad essere severa, ma non sono un medico. Il mio giudizio è assolutamente solo personale. Subito dopo la sua presa di posizione sui social era partita una campagna denigratoria e il nome della senatrice era finito in tendenza su Twitter. Ricorderete il caso delle famiglie sgomberate in via Bolla e ricollocate in diversi comuni dell'Interland, tra questi anche quello di Cesano Boscone. Famiglie sgomberate da via Bolla a Milano e ricollocate nell'Interland. Lo si è saputo da subito, anche se non precisamente in quale comune. Uno di questi è Cesano Boscone, dove però la notizia è arrivata all'amministrazione comunale dalle famiglie residenti nel quartiere Tessera, non da Aler. Si tratta di due famiglie a cui sono stati assegnati da Aler due appartamenti con la formula dell'assegnazione transitoria. Non abbiamo ancora capito chi ha assunto tale decisione e per quale motivo. Non siamo stati neanche avvisati per tempo, è il commento dell'amministrazione. Negli scorsi giorni abbiamo scoperto che alcune famiglie provenienti dallo sgombero di via Bolla
sono state mandate in appartamenti del quartier Tessera di Cesano Boscone. È un quartiere di proprietà Aler e anziché scoprirlo tramite comunicazioni ufficiali, dopo un invito a un tavolo, come se ne sono stati fatti tanti nell'ultimo periodo, credo in prefettura, in realtà noi l'abbiamo scoperto dai cittadini che si sono chiesti se questi nuovi arrivi fossero abusivi o se effettivamente avessero qualche titolo per stare in questi alloggi. Sappiamo degli sforzi, della necessità che il Comune di Milano aveva di sgomberare ovviamente questa situazione incredibile che si era generata in via Bolla, però non crediamo che la soluzione sia quella di distribuire queste persone sui comuni della provincia, tra l'altro all'insaputa, all'oscura dei sindaci. Non è solo Cesano Boscone a essere destinatario di queste famiglie, probabilmente lo siamo insieme ad un'altra decina di comuni, cui i sindaci con molta probabilità non ne sono informati, e non siamo mai stati contattati, la cosa non è mai stata condivisa con noi. Aler infatti ha inviato questa comunicazione che vediamo nelle immagini a una decina di sindaci della città metropolitana, che però fino a quel punto erano ignari di aver contribuito allo sgombero di via Bolla. Ha scritto a tutti dopo che il caso di Cesano Boscone era diventato già noto anche all'amministrazione della città. Pare si tratti di famiglie con fragilità, con minori, e chiaramente sarebbe opportuno un intervento anche degli uffici comunali, dei servizi sociali, per capire di quali bisogni si tratti, ma noi ad oggi non sappiamo neanche chi è arrivato sul territorio. Quindi nei giorni scorsi ho scritto una lettera a tutte le parti coinvolte, chiedendo lumi sulla scelta, chiedendo per quanto tempo queste persone saranno in quartier Tessera e soprattutto perché non siamo stati avvisati di questa iniziativa. In regione ora dove si torna a parlare di servizi che riguardano i pendolari, non senza polemiche, perché il Movimento 5 Stelle avrebbe voluto un maggior coinvolgimento da parte della Giunta. In regione si torna a parlare dei numerosi disservizi, dai ritardi alle cancellazioni dei treni che ogni giorno i pendolari lombardi devono affrontare per spostarsi verso un luogo di studio o di lavoro. Il consigliere regionale 5 Stelle Simone Verni, facendosi portavoce delle numerose richieste avanzate dai comitati dei pendolari, l'ultima un'iniziativa sostenuta da 30.000 firme, ha così provato, senza successo, ad aprire un tavolo di confronto tra il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l'assessore ai trasporti Claudia Maria Terzi e i comitati e associazioni di pendolari e viaggiatori utenti del servizio ferroviario lombardo, una richiesta che però non è stata ascoltata, delegittimando e non riconoscendo, secondo il consigliere pentastellato, il mondo pendolare come un interlocutore degno di ascolto. Semplicemente, 3 mesi fa i pendolari hanno fatto una petizione online che ha già raccolto quasi 30.000 firme, con la quale stanno chiedendo di essere ascoltati al presidente Fontana. Lo chiedono al presidente Fontana perché l'assessore Terzi ha già dichiarato coram populo che non intende incontrare i comitati dei pendolari e dei viaggiatori. Ho ricordato questa mattina a Regione Lombardia, all'assessore Terzi per il trasporto a persona, visto che il presidente Fontana non c'era, che loro hanno sbattuto la porta in faccia a 600.000 viaggiatori e non hanno neanche il coraggio di accoglierli a Palazzo Lombardia per ricevere queste 30.000 firme raccolte. Pendolari che quest'estate ne hanno vissute di incredibili di servizi, dalle rotaie ai treni chiusi, al riscaldamento, all'aria condizionata che non funzionava. Questa è la verità, per cui abbiamo una giunta che non intende parlare con i viaggiatori di Regione Lombardia. Sul tema trasporti anche la proposta del consigliere PD Luigi Ponti non ha trovato il successo sperato. Con una mozione respinta dalla maggioranza del Consiglio regionale, il consigliere democratico chiedeva infatti che si potesse dare la possibilità per i ragazzi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado di accedere gratuitamente ai mezzi pubblici operanti su tutto il territorio lombardo, indicando come limite l'indicatore ISE inferiore ai 30.000 euro. Gli studenti sono una parte importante delle nostre comunità.
comunità che vanno sostenute economicamente. Non c'è solo bisogno di parlare di bollette, bisognerebbe anche pagare di servizi, di accessibilità dei servizi e anche di qualità dei servizi. È l'occasione per noi oggi anche di porre una domanda molto importante. Chiediamo quali sono gli obiettivi di Regione Lombardia rispetto a quello che tecnicamente si chiama shift modale, cioè la possibilità di far passare gente che oggi usa la macchina al treno o all'autobus. La cronaca questa mattina: a Milano la polizia ha sgomberato una vasta struttura composta da due edifici occupati abusivamente in via Quintiliano, che dopo aver ospitato per lungo tempo uffici e sale di incisione è in disuso ormai da diversi anni. La polizia, nel corso della sua attività, ha fatto accesso all'interno della struttura articolata in due edifici di 5 piani, oltre a 2 seminterrati e una vasta area esterna, rintracciando complessivamente una 20 di persone, per lo più provenienti da paesi del nord e centro Africa, tra le quali sono stati accompagnati in questura in quanto irregolari sul territorio nazionale. Tutte le persone identificate sono state indagate dalla Polizia di Stato per invasione di terreni o edifici. Voltiamo pagina, spazio donna, questa novità dell'ultimo anno che nella zona Corvetto richiama sempre più richieste di aiuto. Facciamo il punto nel prossimo servizio. Dopo più di un anno di operatività è tempo di bilanci per lo spazio donna WeWorld nel quartiere Corvetto, che si occupa di coinvolgere le donne in percorsi di supporto, formazione ed empowerment. Il numero di richieste di supporto nell'ultimo anno è raddoppiato. Com'è andato quest'anno? Ma io direi che è andato molto bene. Appunto, noi abbiamo raddoppiato l'accesso, cioè in termini di numeri, l'accesso di donne che vengono qui al spazio donna. Perché? Perché funziona tanto il passaparola, quindi per un meccanismo esponenziale, le donne che vengono qua e si trovano bene, si sentono accolte, parlano di noi alle amiche, ai parenti, alle sorelle, alle zie, e quindi questo funziona molto. Funziona anche tanto l'accreditamento rispetto ai servizi del territorio, quindi oggi il servizio sociale di zona ha presente Spazio Donna come un luogo di riferimento in cui inviare le proprie donne per fare dei percorsi. Percentuale, che tipo di donne si affidano ai vostri servizi? Ok, allora sono prevalentemente donne straniere, sono donne che hanno figli, quindi hanno più di un figlio, anche 4-5 figli, sono donne che non lavorano o che non hanno mai lavorato o che sono per lungo tempo fuori dal mondo del lavoro e tendenzialmente hanno un'età media che va dai 30, dai 25 ai 45 anni. Ecco. Circa il 90% delle donne che accogliamo sono donne straniere, e da quest'anno abbiamo attivato un servizio speciale, specifico per le donne ucraine, quindi per le donne che sono arrivate a seguito dalla guerra. E nella mattinata di giovedì 10 novembre la Commissione Pari Opportunità Milano ha svolto un sopralluogo all'interno dello spazio per offrire il supporto del Comune all'associazione. E noi stiamo lavorando perché anche come Comune ci sia un'alleanza tra la rete istituzionale del Comune di Milano, che è la rete antiviolenza, e tutte quelle reti informali che sul territorio fanno da sentinelle e comunque sostengono, aiutano e intercettano donne che magari non vengono ad altri servizi. Quindi in una logica di collaborazione questo è un luogo importantissimo per far emergere bisogni ai quali poi si possono trovare risposte anche insieme, e quindi le donne in difficoltà, le donne con bambini, gli spazi perché le donne possano imparare l'italiano, trovare un lavoro e anche capire poi da qui, dal colloquio che qui viene fatto, di che cosa hanno bisogno. Beh, il Comune di Milano è già inserito, nel senso che molte donne sono anche segnalate dai servizi sociali del Municipio 4, quindi c'è già questa collaborazione e condivisione di supporto e sostegno, e si può inserire, si sta inserendo da qualche anno con più forza, perché è uno degli obiettivi anche della nostra Commissione, proprio grazie a un costante incontro che faccia appunto dialogare la rete
rete formale e le reti informali del territorio. Adesso per esempio si aprirà qua vicino, c'è un bando per un centro Milano Donna che è molto vicino dal punto di vista geografico, e quindi sembrerebbe che si potessero sovrapporre, ma il bisogno qua è tantissimo e le risposte sono diverse, però ci deve essere un collegamento, ecco, quel collegamento è fondamentale e noi lo stiamo rafforzando. Ma noi Spazio Donna si trova in un quartiere ricco di associazioni e di realtà, quello che noi vogliamo e quello che già stiamo facendo è lavorare in rete, in collaborazione con tutte le realtà associative, con tutti i cittadini del quartiere e con tutte le realtà istituzionali, quindi quello che potremmo e vogliamo chiedere al Comune è di facilitare queste collaborazioni, questi lavori di rete tra noi e il territorio e il quartiere. Ad Abbiategrasso adesso, dove in primo piano c'è la sicurezza con l'attivazione dopo le promesse del turno serale per gli agenti di polizia locale. La Polizia Locale di Abbiategrasso ha attivato i turni serali per garantire una maggior sicurezza e presenza sul territorio. Se ne parlava da diverso tempo e adesso il tutto è diventato realtà, dopo che questa era stata uno degli obiettivi di Cesare Nai in campagna elettorale. Il neo assessore alla sicurezza, Chiara Bonomi, già qualche settimana dopo il suo incarico, aveva rivelato l'importanza della sicurezza in città, una delle sue priorità. L'obiettivo era fornire alla città del Leone un sistema di sicurezza efficiente ed efficace, soprattutto con un'azione preventiva. Prima di tutto era necessario aggiungere del personale operativo tra gli agenti del corpo di polizia locale, un'attività iniziata già durante i primi 5 anni delle giunte Nai, per poter così garantire una turnazione che permettesse anche il servizio serale, oltre all'ampliamento del sistema di videosorveglianza con l'installazione di nuove telecamere. Sono stati assunti 2 nuovi agenti e ora l'amministrazione comunale si sta adoperando per ampliare ulteriormente l'organico. Abbiategrasso è una città di oltre 32.000 abitanti, ma soprattutto si estende su un'area molto vasta e complicata da controllare. La presenza sul territorio è per questo motivo imprescindibile per un'azione deterrente, quindi preventiva, spiegano da Palazzo Marconi. Nelle ultime settimane si sono susseguite anche rapine in alcuni locali della città, furti di biciclette alla stazione, ma ora la situazione subirà un primo, anche se non ultimo, aggiornamento. Iniziamo con il prolungamento del turno fino alle ore 22, poi se riusciremo ad implementare l'organico si potrà parlare anche di un terzo turno, ha confermato l'assessore alla sicurezza Chiara Bonomi. Non ci sono altre notizie, io vi ricordo l'appuntamento della prima serata con Politica alla Parola, il direttore Stefano Calvi, subito dopo qui in Regione con tutte le informazioni dalla Regione Lombardia. Adesso il meteo, noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità con l'edizione Pavia.